Segretario, sono le 20:28, possiamo procedere con l'appello. Lorenzo Alfonso. Presente. Liscione Antonio. Presente. Parisi Gerardo. Presente. Panza Nicola. Presente. Orlenzo Nofio. Presente. Orlenza Gerarda. Presente. Attilio Maria Rosa. Presente. Galippa Giuseppe. Presente. Parisi Orazio. Presente. Rosa Franco. Presente. Orlenza Alfonso. Presente. Presente. Licca Giovanni. Presente. Siani Ossola. Presente. Nove presenti, quattro assenti, seduta di seconda convocazione. Grazie segretario, buonasera a tutti. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Modifica dell'elenco annuale, lavori pubblici e programma triennale 2020-2022. Provvedimenti. Passo la parola al sindaco. Buonasera a tutti, grazie presidente. Il primo punto all'ordine del giorno trattasi di una relazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022. Trattasi di una progettazione di cui siamo andati in giunta il 6 ottobre 2020 per quanto riguarda la riqualificazione dell'area sportiva in via Madannella, un progetto candidato ad un bando ministeriale per un importo complessivo di 698.345,10. Quindi questa sera andiamo a fare questa relazione del piano triennale delle opere pubbliche per capire questo progetto per la riqualificazione in località Madannella, un luogo dove l'amministrazione comunale intende riqualificare con questo progetto. Si tratta di un'opera importante in cui l'amministrazione, che sempre attenta a tutto questo, ha voluto candidare a questo bando. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di approvare questa variazione del programma internale di OPU. Se non ci sono interventi, vado a leggere direttamente il documento. Allora, delibera di approvare la legata variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 con le modifiche di cui alla premessa, di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ingegnere Nicola Nicefalo, di disporre che il programma triennale e l'elenco annuale aggiornati siano pubblicati entro 30 giorni dalla data del presente delibera secondo le modalità stabilite nella normativa vigente, di dichiarare con separata votazione e dato il medesimo esito di quello principale, la presente dichiarazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000. Grazie sindaco, c'è qualche intervento? Prego consigliere. Buonasera a tutti, è chiaro che quando si tratta di intervenire per riqualificare sul nostro territorio, il gruppo consigliare di minoranza, come sempre e coerentemente, preannuncia il voto favorevole. Mi corre l'obbligo in questo momento dare la solidarietà a quanti in queste ore, per questa emergenza Covid, purtroppo che anche nel nostro comune non ci ha risparmiato, la solidarietà da parte mia, ma penso dell'intero consiglio, alle famiglie che stanno affrontando con le precauzioni. L'auspicio, noi abbiamo già gestito quella fase con la protezione civile e quant'altro, di dare supporto e ogni iniziativa che porti a preservare la salute, che resta il bene primario, al primo posto. E su questo la nostra disponibilità, colgo l'occasione di questo consesso, in questo momento il Consiglio, in un momento particolare di un'emergenza che va ovviamente purtroppo, ahimè, in questo momento anche galoppante, ci auguriamo
che si ritorni alla normalità per le attività che in questo momento in modo particolare ne risentono. Penso che il Consiglio nelle prossime ore o nelle prossime sedute si debba anche interrogare se ci sta, oltre al governo nazionale, qualche iniziativa da portare a sostegno di chi in questo momento sta in prima linea, che chi ovviamente ha un reddito fisso non avverte il problema che ci sta in queste ore, chi invece deve confrontarsi con le spese, con le attività chiuse, con le tasse, pensa che nell'ambito ovviamente di quello che già a livello nazionale, ma secondo me dovremmo rivedere anche a livello qui comunale per quanto riguarda un discorso sia sulle tasse sia sull'altro, perché dobbiamo dare possibilità di dare un respiro per queste attività, sperando che si supera comunque al più presto questo momento. La mia, penso, ma non solo la mia, ma di tutta la solidarietà va a chi in questo momento sta affrontando una situazione che non è per niente facile, e il contributo, il confronto in questo momento penso che venga già le indicazioni date dal Presidente della Repubblica, ma non è che dobbiamo solo in questo momento, quando si tratta di situazioni di emergenze vanno messe in campo tutte le energie, tutte le risorse per cercare di trovare le soluzioni migliori, perché questo è un momento particolare e noi il nostro contributo lo daremo ogni qualvolta c'è la possibilità, mettendo, voglio dire, da parte, c'è un tempo per ogni cosa, quando passa c'è un tempo per le campagne elettorali, c'è un tempo per fare le uscite, ma c'è anche un tempo dove deve prevalere la solidarietà. Grazie. Grazie consigliere Rosa. C'è qualche altro intervento oppure passiamo alla votazione? Allora, altri interventi non ce ne sono, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità, sì. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera numero 65 del 3/9/2020 di seconda variazione di bilancio, articolo 75 decreto legislativo 267/2000. Passo la parola all'assessore Forlenza. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come già detto, abbiamo già ripetuto più volte, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione 2020-2022, che sarebbe stato un anno particolare per il bilancio, oggetto di diverse variazioni, stante la continua variazione normativa dovuta all'emergenza Covid-19, contributi in più che arrivano per i comuni, variazione per quanto riguarda le entrate tributarie, che sono ridotte, l'ultimo decreto ha previsto l'esenzione del saldo IMU per alcune tipologie di attività, quindi gioco forza siamo costretti a portare in consiglio più volte l'argomento del bilancio, tant'è che c'è già stata un'ulteriore variazione successiva a questa già approvata in giunta, che dovrà essere oggetto del prossimo consiglio comunale, e verosimilmente ce ne sarà ancora un'altra, dovrebbe essere l'ultima, l'assestamento di bilancio, l'ultima variazione che andremo a approvare al consiglio comunale. Quanto riguarda questa variazione, è stata adottata con la delibera di giunta numero 65 del 3 settembre 2020. Prevalentemente si tratta di un riallineamento di quello che è la cassa con la competenza, perché avendo approvato il bilancio di previsione dopo che alcune operazioni erano state già fatte, per un discorso tecnico, quindi non va ad incidere sugli equilibri di bilancio, ma va semplicemente a sistemare i vari capitoli di bilancio. Poi siamo andati a riscrivere il bilancio di fondo anticipazione di liquidità per i 785.000 euro che ci sono stati dati della cassa depositi e prestiti. Siamo andati a scrivere il bilancio i contributi ministeriali di 50.000 euro annui che sono stati consolidati fino al 2024, più altri piccoli aggiustamenti di bilancio che si sono necessari.
La delibera è corredata del parere della revisione dei conti reso con verbale numero 18 del 22 ottobre 2020, parere favorevole. Quindi, al di là della parte numerica che penso interessi poco al Consiglio, una parte molto più tecnica, poi gli atti erano a disposizione, eventualmente c'è qualche dubbio, piena disponibilità. Se per il Consiglio va bene, vado direttamente a leggere il testo del deliberato. Quindi chiedo al Consiglio di ratificare, ai sensi degli articoli 42 e 175 del TUEL, la deliberazione di giunta comunale numero 65 del 3 settembre 2020, recante ad oggetto variazione di bilancio 2020-2022, annualità 2020, articolo 175, decreto legislativo 267-2000, e per l'effetto di approvare la variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2020-2022, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione vengono corrispondentemente modificati il bilancio di previsione ed il DUP per il periodo 2020-2022 e viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione. Chiede inoltre al Consiglio di rendere con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL. Grazie Presidente. Grazie Assessore Corlenza. C'è qualche intervento? Prego, consigliere Ricchi. Buonasera. Per quanto riguarda questa questione del bilancio, noi annunciamo l'astensione perché non siamo ancora riusciti a capire bene l'entità della situazione. Quindi questo... abbiamo chiesto da tempo un incontro con i revisori, giusto per capire un po' meglio. Poi mi voglio augurare, in seguito pure a quello che diceva il capogruppo Franco, ci si aprì verso un periodo di maggiore concretezza e di minori annunci sulle cose, perché annunciamo, abbiamo approvato anche con il nostro consenso, vogliamo dare il nostro contributo a provare progetti utili, poi vorremmo anche vedere la realizzazione. Questo è quello che mi voglio augurare. Abbiamo trovato delle strade tipo Tempa del Corvo, tipo Pastini, Piana, ahimè ancora non ne vediamo i risultati. Mi voglio augurare che possa essere possibile fare dei piccoli interventi, almeno quelli più urgenti. Eppure che si possa dare maggiore visibilità all'impegno per le attività produttive, alle tante aree che abbiamo. Voglio riferire alle attività industriali, alla cooperazione agricola, che è stato un fiore all'occhiello per condursi e che oggi vediamo bloccati. Quindi questo brevemente volevo esprimere. Tra l'altro, bene o male già si sa quello che ognuno di noi chiede e vuole cercare di dare il proprio contributo affinché si possa migliorare tutto. Oltretutto lo dice anche il momento in cui viviamo, lo si dice anche a livello nazionale, per la ripartenza, speriamo sia il più presto possibile, che sia una ripartenza con un sistema migliore. Abbiamo le aree purtroppo i parchi per il tempo libero chiusi, lungo il fiume si potrebbe cercare di migliorare. E anche VIP, forse qua alla fine forse rischiamo di essere ripetitivi. Purtroppo capisco anche che forse non è che è proprio una questione perché
in nome del famoso protocollo, delle procedure, vediamo che magari i forestali della comunità montana rischiano di pulire strade già pulite, poi magari su una strada che non ci si può camminare, non è possibile, cioè questa è una, poi dice che bisogna fare i progetti. Al dunque, non voglio rischiare di andare, perché qua alla fine poi dice, ma tu vai fuori, fuori traccia, fuori te. Non voglio andare fuori traccia, voglio rimanere, perché in effetti quello deve essere la linea portante, di cercare di recuperare in concretezza. Perché poi alla fine ognuno di noi se lo porta dietro, l'esperienza, le cose, o recuperiamo in concretezza, oppure è inutile, perché altrimenti ci ritroviamo dopo 30-40 anni di esperienza, di impegno, abbiamo seguito gli eventi sociali, ci ritroviamo al punto di partenza. E quindi questo è l'augurio che vi voglio fare per tutti quanti noi, e che si possa riaddrizzare il giusto cammino. Grazie. Grazie consigliere Ricca. C'è qualche altro intervento? Prego, assessore Forlani. Grazie, visto che ha fatto delle richieste il consigliere Ricca, penso sia giusto rispondere. Per quanto riguarda il discorso delle visore, non so se è il caso di invitarlo, se più volte è stato chiesto un'interlocuzione con lui, non so la forma migliore per far addivenire un incontro tra la minoranza dei visori, se farlo in consiglio comunale piuttosto che in un incontro concordato in qualsiasi momento per avere chiarimenti in merito al bilancio. Quindi, mesi c'è stato il problema Covid, la liquidazione anche dei... a breve, a fine anno in scadenza, è scaduto il mandato di persona, però ovviamente in termini di bilancio non è la persona che conta, il contenuto del bilancio deve venire eventualmente ad illustrarvi e a chiarire. Fortunatamente, così come fu, come se ne è parlato già, abbiamo avuto questo decreto del Ministero degli Interni che ci ha elargito questo fondo di 4.267.151,96 che andranno a ripianare il piano di riequilibrio, quindi dal punto di vista finanziario si apre una finestra nuova per il Comune di Contursi, quindi significa chiudere questo periodo di crisi finanziaria che vissuto per i fatti, non è mai utile rimandare il passato, però l'importante è aver superato questa fase, quindi questo, siamo in attesa solo dell'emissione del decreto. L'elenco dei comuni di riguardo è stato ufficialmente pubblicato sul sito della finanza locale del Ministero degli Interni, quindi è un dato certo, quindi tranquillamente comunicabile. Deve solo uscire il decreto e devono trasferire le somme, verosimilmente per metà novembre, massimo fine novembre, avremo già in cassa anche la prima rata di 2 milioni di euro. Il residuo verrà dato in due tranche del pari importo del 50% 2021-2022. Questo per quanto riguarda la parte finanziaria. Per quanto riguarda la parte opere pubbliche, a cui faceva riferimento sempre il consigliere Ricca, ovviamente è vero, si portano in consiglio e in giunta e nel programma triennale un'infinità di opere, tantissime, perché per poter poi accedere a tutti i finanziamenti c'è bisogno di avere una programmazione magari anche più ampia di quello che uno poi riesce a fare. Fortunatamente anche in questi 4 anni di amministrazione siamo riusciti anche ad avere ottimi risultati, al di là di quelli finanziati che sono ancora in itinere, quelli che sono già iniziati, abbiamo la strada Monticello-Lauri che è già in corso di realizzazione, c'è la ditta che sta facendo i lavori presso il Museo delle Acque di completamento della parte dell'interrato, di tutta la parte esterna già è stato avanzato di realizzazione, l'immobile ex ASL è quasi completamente ristrutturato, già il solare lo tinteggiato esternamente gli dà una visibilità diversa, un'importanza diversa. Ci sta i locali dell'ex carcere che stanno anche là, i lavori già iniziati in corso di realizzazione, il secondo lotto che era fermo da,
da diversi anni in attesa di un finanziamento che siamo riusciti ad avere. È in corso di aggiudicazione, oggi è stata pubblicata la determina contraria, quindi nel prossimo mese dovrebbe essere individuata la ditta per la realizzazione del tratto fognario della stazione, quindi per 1.200.000 euro, quindi a brevissimo inizieranno anche questi lavori. È in corso di aggiudicazione la direzione dei lavori propedeutica poi all'indizione della gara per l'individuazione della ditta per la strada Monticella sul Tufaro Toppe. Quindi queste sono le strade che siamo riusciti ad avere già finanziate. Abbiamo candidato anche la strada della Piana, come tante altre. Speriamo che trovino un canale di finanziamento anche queste, che possano, nell'attesa, con l'amministrazione, così come comunicato negli scorsi consigli comunali del sindaco, i 50.000 euro dell'annualità 2020 del Ministro degli Interni sono stati destinati e già aggiudicati per la realizzazione di microinterventi sul territorio comunale di sistemazione di tratti stradali. Quindi ci sta un tratto, se non vado un attimino a memoria, poi magari non ricordo tutti i tratti, ci sta un tratto di via Festola, un tratto di via Toppe, quindi alcuni tratti che sono particolarmente sconnessi, nell'attesa che si trovi un finanziamento più importante per poter intervenire in modo strutturale, quantomeno andare a mettere in sicurezza questi tratti dove ci sono buche che sono significative e possono creare disagio alla cittadinanza. Quindi sono di lavori, purtroppo quando si fanno queste gare, dai 50.000 i lavori effettivi saranno intorno ai 30-34.000 euro, perché tra spese tecniche, IVA e altri importi, di concreto questo sarà l'importo che andrà, però sono stati individuati i tratti più significativi, più che sembrano più danneggiati, e saranno ripristinati a breve, penso nel giro di una settimana, 10 giorni, iniziano i lavori, perché è stata già individuata la ditta che dovrà effettuare questi lavori. Quindi penso che non stiamo fermi, si sta cercando di fare tutto il possibile, ovviamente non è mai abbastanza, però ce la stiamo mettendo tutta, ci proviamo. Sono stati consegnati i lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia. C'è il problema di una sede alternativa per i bambini che stanno andando all'asilo, ovviamente, quindi non si può fare subito tutto il lavoro, sarebbe auspicabile trovare una soluzione alternativa. Nel mentre è stato aperto un cantiere temporaneo per la parte dove era l'alloggio della SURA, quindi che non va ad incidere sulla didattica e sui bambini, hanno creato un accesso dalla parte posteriore che servirà anche ad andare a individuare dove c'era quel bagno pubblico, c'era un ristagno continuo, quindi si è individuata una perdita fognaria che c'era là, quindi si andrà ripristinata pure quella, andrà riqualificata pure quell'area. Quindi il fatto che hanno dovuto aprire un accesso dall'esterno ci è andato fortunatamente per noi, perché abbiamo individuato anche un problema che era ormai diventato storico e siamo riusciti a individuare la provenienza di quella perdita. Quindi ripeto, un po' di opere in campo ci stanno, ovviamente tutto è perfettibile, ripeto, ce la mettiamo tutta per fare il possibile per la collettività. Grazie Presidente. Grazie Assessore Florenza. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari, astenuti, no. Sono le 20:52, possiamo dichiarare chiusa la seduta. Buonasera a tutti.